Questo programma è realizzato in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena, Pianigiani Rottami. Buongiorno e bentornati in diretta da Campo Passione Palio. Noi ci siamo, questo è il nostro format di inizio mattina, presente e passato. Qui con me Maura Martellucci. Buongiorno, buongiorno Maura. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, siamo giunti al termine di questa nostra avventura. Oggi è il primo, è l'ultimo giorno nel quale vi teniamo compagnia con questo palinsesto rivisitato in occasione di un palio che non c'è stato, ma che ci ha permesso di starvi comunque vicini, visto che vi abbiamo raccontato molte storie legate al passato, grazie anche ai tuoi interventi, Maura, e poi insomma durante queste giornate sia grazie ai videoclip di Massimo Vigliorzi, ma anche grazie alle altre nostre trasmissioni, abbiamo fatto questo mix tra passato, tra la nostra storia e l'attualità, quindi insomma in qualche modo vi abbiamo tenuto compagnia, diciamo così. Sì, perché comunque occorre guardarci allo specchio, no? E quindi è stata questa l'occasione per guardarci, riguardarci e comunque per cercare di, come dicevi tu, di stare insieme, di farci compagnia, di non sentirsi proprio così allo sbando, anche se le sensazioni tra luglio e agosto sono totalmente diverse, almeno a me ha fatto questo effetto, ma lo dicevamo poi anche con alcuni ospiti nei giorni scorsi, e forse il tuo lapsus della prima che hai detto non è un caso, perché anche questa poi è un primo 16 di agosto senza palio, per le motivazioni ormai che abbiamo detto e stradetto e straridetto, e quindi ci abbiamo provato per stare insieme, per portare qualche ora di ricordi, di belle immagini e di belle emozioni. Allora, prima parte dedicata alla rassegna stampa. Oggi non ci sono i quotidiani, ma insomma avremo comunque modo di dare uno sguardo a quello che è il nostro giornale online, radiosienatv.it, e quindi dal nostro giornale online cercheremo di vedere quelle che sono un po' le tematiche di questi giorni, di oggi, anche se ieri purtroppo un po' la cronaca ha tenuto banco, soprattutto in serata, insomma si è sentito parlare di disordini in Piazza del Mercato, poi arrivati in Piazza del Campo. Tutto questo lo vedremo tra pochissimo, visto che appunto abbiamo cercato di approfondire queste situazioni che sono avvenute. Poi parleremo con te di storia, perché oggi scopriremo come il palio diventa così. Esatto, come si arriva a questo palio d'agosto, che poi è più o meno quello che viviamo ancora oggi, alla tonda, in Piazza del Campo. E quindi ovviamente non mancherà questo aspetto storico, e poi i nostri ospiti. Mentre nei giorni scorsi abbiamo sempre avuto un ospite singolo, oggi il nostro studio si popolerà di persone, di ospiti, perché ieri c'è stato questo momento molto toccante, molto bello, nel quale è stato consegnato il premio Mangia alla Sanità Senese, e noi avremo oggi ospiti i rappresentanti, alcuni dei rappresentanti della Sanità Senese. Sì, non sarebbe stato bello riempire questo studio veramente di tutti, non è possibile logicamente per ovvi motivi, perché poi dal più alto rappresentante al quale poi abbiamo fatto un'intervista ieri,
che è il direttore del Scott, insomma, ai vari rappresentanti dei vari settori che avremo questa mattina, quindi diciamo settori un po' vari della sanità senese, veramente dovremmo dare una medaglia, un premio, un mangia a ognuna di quelle persone che da chi si occupava delle pulizie, delle sanificazioni degli ambienti, degli ospedali, degli ambulatori, a chi faceva i tamponi, a chi poi in prima linea curava, accoglieva OSS, infermieri, su, dottori, chi si sta occupando di ricerca di una cura e parallelamente di ricerca di un vaccino, credo che bisognerebbe forse premiare tutta Siena e mezzo mondo, insomma. Certo, ovviamente ci auguriamo che quella situazione di emergenza non torni, però diciamo il loro lavoro è stato davvero prezioso, anche se lo è sempre, non solo in questi giorni, però in quel periodo che abbiamo vissuto è stato ancora di più, e quindi questo è stato un riconoscimento assolutamente meritato. Certo, anche perché poi noi ci concentriamo sul corona, ma come giustamente mi ha detto un amico medico, non è che tutte le altre malattie sono scomparse nel frattempo. Improvvisamente, perché poi tutte le notizie giustamente sono state date in base a questo virus nuovo che ci ha colpito in maniera così forte. Però parallelamente c'era tutto il lavoro ospedaliero, ambulatoriale quando si poteva fare, delle altre malattie che hanno continuato purtroppo ad esistere, e quindi diciamo che loro hanno dovuto lavorare su vari livelli, e questo ha complicato non poco non solo il loro modo di agire, ma in tanti casi i turni di lavoro, stanchezza, difficoltà, e credo, e poi glielo chiederemo, che siano stati mesi veramente duri e difficili da affrontare e anche da organizzare. Certo. Certo, assolutamente. Allora, questo sarà un po' il nostro argomento principale di oggi, quello legato appunto alla consegna del mangia che è avvenuta appunto ieri alla sanità senese, che con questo premio assolutamente meritato. E allora noi partiamo dando uno sguardo alle notizie, proprio da una notizia del nostro sito radiosenatv.it: Covid, 38 nuovi casi in Toscana, nessuno a Siena. L'età media dei 38 casi odierni è di 30 anni circa. Sono 38 nuovi casi di positività al Covid-19 in Toscana rispetto alla giornata di ieri. Di questi sono 12 casi di rientro dall'estero, di cui 9 provenienti da periodi di vacanza, mentre un caso è collegato al cluster della discoteca di una discoteca in Versilia. L'età media dei 38 casi odierni, come detto, è di 30 anni circa, e per quanto riguarda gli stati clinici il 46% è risultato asintomatico, il 46% Pauci sintomatico e l'8% con sintomatologia lieve. In provincia di Siena non si sono registrati nuovi casi. C'è un decesso di un uomo di 89 anni residente nella provincia di Lucca. Questo è un po' l'aggiornamento, che poi riporta Maura a un tema. Intanto bellissimo il colpo d'occhio che ci arriva proprio da qui, dalle nostre finestre su Piazza del Campo, una mattinata un po' nebbiosa. Che rispecchia un po' questo nostro stato d'animo, suggestiva, malinconica. Bellissima, tanto quello lo è sempre, quindi sì, stamani non poteva che essere forse così. E stavo dicendo che questo diciamo articolo che abbiamo letto un po' rispecchia quello che anche ieri la mattina, nel corso del nostro appuntamento, Walter Giovannini, intercettato prima di andare a ritirare
il premio Mangia aveva detto, cioè un appello ai più giovani, perché adesso, come vediamo anche dalle cronache, sono loro che sono i principali soggetti coinvolti in questa situazione. Quindi la responsabilità che in questo momento andiamo a chiedere ai più giovani non è semplice da un certo punto di vista, però potrebbe essere la chiave per il futuro, come diceva Giovannini, perché se in questo periodo riusciamo a capire certe situazioni, a rispettare certe regole, poi come dire, ce lo troviamo dopo. È la differenza tra quello che succedeva all'inizio, dove l'età del contagio era molto più alta di ora. Tra l'altro, appunto, inizialmente si era pensato che i bambini fossero quasi immuni, invece abbiamo visto purtroppo che non è così, quindi questo virus colpisce ogni età e ogni livello. Ancora stanno vedendo poi il motivo, il perché, un'evoluzione. Certo, è chiaro che l'età adesso si è abbassata, certo, perché poi le discoteche sono frequentate da una certa fascia di persone, e non neghiamolo, tanto ci siamo stati tutti in discoteca, cioè non è facile se si va a ballare, a una festa, a qualsiasi cosa, poi muoversi, sudare con le mascherine a un metro di distanza, vedi che, oppure se abbiamo di 18 anni e, come si dice, ci garba la cittadella o il cittadello di turno, poi il Covid non ci, certo, pensi, perché poi è l'animo. Invece no, bisognerebbe cominciare a pensarci, a prendere quelle precauzioni che non ti limitano poi più di tanto, anche se ti cambiano un po' la quotidianità, certo, ma non ti limitano più di tanto, e ci servono a fare un po' una barriera per evitare che quando tra un mese, due mesi cambierà la stagione, comunque tornerà la stagione influenzale, tanto quella è patologica, non ci troviamo di nuovo ad affrontare anche un corona un po' più potente. E tra le parole appunto di Giovannini, infatti, Maura, il virus non si è indebolito, è sempre lo stesso, il problema è che girandone meno infetta di meno, perché la carica infettante è minore. Quando con i primi freddi finiremo per riaggregarsi in luoghi chiusi e daremo al virus la possibilità di creare una seconda ondata, che sarà seria come lo è stata la prima, potrebbero esserci delle problematiche. Potremo evitare una seconda ondata se assumeremo alcuni semplici comportamenti che non ci limitano in nessuna libertà e testimonianza affettiva personale. Usiamo gli occhi e usiamo meno i contatti fisici. Questo è stato un po' un appello che poi, se ci pensiamo, non è che, come dire, ci chiedono molto, no? Però potrebbe essere davvero la chiave. Sì, anche perché dopo che siamo stati chiusi in casa, quello sì che è limitante, ecco, certo, quelle sono le vere limitazioni. Poi non pensiamo solo a noi, pensiamo appunto anche a chi magari è anziano e solo, quindi doversi richiudere, anche questo lo abbiamo detto, ha degli effetti devastanti non solo da un punto di vista fisico ma anche psicologico, quindi andare in giro con una mascherina quando siamo nei posti affollati, tenere quella distanza che poi è un metro, non è questa distanza che ci vuole il megafono per parlarsi, ecco, con queste piccole accortezze, se tutti ci sforziamo di prenderle, potremmo fare molto, insomma, e questo poi lo abbiamo visto anche in questi mesi a Siena, che fortunatamente, e al solito faccio gli scongiuri e non mi vedete, è stata per il momento solo sfiorata rispetto, certo, a tante altre località, posti e regioni. Sempre dal nostro sito Radio Siena TV cambiamo decisamente argomento, troviamo
la cronaca, perché 2 giorni fa c'è stata una morte sul lavoro a Radicofani, con un uomo finito sotto un trattore. È successo appunto a Radicofani intorno alle 12 del giorno 14 agosto. Ieri c'è stato l'intervento da parte dei sindacati della Fly CGL: la sicurezza del lavoro deve essere la priorità. Una morte sul posto di lavoro che non è passata inosservata e che ha tragicamente portato i sindacati a porre l'attenzione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. C'è stato appunto un comunicato di questa sigla sindacale: non ci sono parole, tutto passa in secondo piano, ogni parola detta non servirà a far tornare Airum, questo appunto è il nome di quest'uomo, alla sua famiglia. Nonostante tutto dobbiamo sottolineare che la sicurezza del lavoro deve essere priorità. La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro non possono essere dei costi, non si può morire di lavoro nel 2020. Questo è un estratto appunto di questa presa di posizione dei sindacati su questo argomento, argomento assolutamente importante, argomento attuale purtroppo, del quale insomma abbiamo trattato varie volte e che non dobbiamo mai dimenticare, perché come vediamo poi periodicamente succedono purtroppo episodi davvero gravi. Poi ci sono altre notizie legate a quello che abbiamo anticipato prima, vale a dire ad alcuni disordini che sono avvenuti ieri sera in Piazza del Mercato, sfociati poi in Piazza del Campo con un po' di movimento, poi prontamente riportato alla normalità dalla polizia. Tutto questo però lo vedremo tra pochissimo, perché adesso ci fermiamo, piccola pausa e saremo di nuovo con voi, presente e passato. Bene, come promesso torniamo subito in onda, ancora qui dai nostri studi in Piazza del Campo. La nebbia ci sta pian piano abbandonando, però insomma stamane era un bel colpo d'occhio. Era bellissimo, però te pensa che forse negli ultimi anni sono stati i 4 giorni di luglio e i 4 giorni di agosto senza la minaccia del nuvolone, la pioggia, si correrà, non si correrà, si salta la prova. Quest'anno che non c'era niente, questi 35-38 gradi non ce li ha tolti nessuno. Perché non avevamo appunto questo incubo e quindi insomma è stato tutto diverso. Avevamo accennato ad alcune problematiche che sono avvenute ieri sera partendo ancora da Piazza del Mercato. A dir la verità anche nei giorni precedenti c'erano stati degli episodi di cronaca proprio in Piazza del Mercato. Ieri intorno alle 17.30, insomma nel pomeriggio, c'è stato un episodio di violenza, ha aggredito un quindicenne, un giovane è stato circondato e aggredito da un gruppo di ragazzi. Il ragazzo si trovava sotto il tartarugone con la sua fidanzata, è stato avvicinato da un gruppo di ragazzi che lo hanno importunato chiedendogli dei soldi, poi lo hanno circondato e colpito al volto. Il ragazzo è stato poi soccorso dal 118 ed è intervenuta la polizia, che ha subito individuato appunto l'autore o gli autori del gesto. Questo, Maura, riporta un po' l'articolo che si trova nel nostro sito radiosienatv.it, viene riportato anche da Siena News. Questo è appunto il post appunto con l'articolo di Siena News. Ancora disordini in Piazza del Mercato, questo invece succede la sera, si parla appunto di movimenti strani in Piazza del Campo, arriva il solito tam tam di notizie. E cosa succede? C'è una nuova aggressione, sempre partendo da Piazza del Mercato, che sembra essere separata dall'episodio del pomeriggio, e poi arrivano alcuni contradaioli che si riversano, immaginiamo, alla ricerca appunto di questi aggressori, e tutto finisce poi in Piazza del Campo con un grande movimento. Questo, ecco, diciamo in generale come tema, Maura, nonostante le forze dell'ordine abbiano installato le telecamere, nonostante ci sia stato molto interessamento a questa tematica, l'impressione è che non si riesca a trovare appunto una chiave
una soluzione. Parlando anche ieri con alcuni insomma, addetti ai lavori, diciamo così, che erano intervenuti proprio sul posto, è risaltato quanto questi giovani siano irriverenti e irrispettosi anche verso le forze dell'ordine o verso i più grandi o verso gli adulti. È proprio un comportamento di questi ragazzini che compongono queste, diciamo, gruppi che poi vengono chiamati bande, ma ora non ci auguriamo ovviamente che non si arrivi a questo tipo di livello. Però ecco, questi episodi, che insomma sembrano così lontani da noi, stanno diventando sempre più frequenti. E sono mesi che ne parliamo, perché questi episodi, appunto, come dicevi, sono purtroppo abbastanza frequenti. La zona, non a caso, è sempre la stessa, perché anche nel corso dei mesi scorsi sono successi vari episodi, sempre nella zona di Piazza del Mercato, i giardini della Contrada della Torre, e sempre episodi spiacevoli ci sono stati sui giornali o rimbalzati, certo, anche sui social, lamentele di chi abita nel rione, per come il rione viene degradato, ma anche per schiamazzi, tafferugli, se non le vogliamo chiamare vere e proprie risse, come è successo nella giornata di ieri. Credo dicono che sono, appunto, adolescenti, minorenni, certo, quindi diciamo la maggior parte sono minorenni, quindi un pochino le forze dell'ordine hanno anche le mani legate, anche in questo senso, passatemi il termine, nell'agire in un certo modo diverso che se fossero maggiorenni o adulti. Indubbiamente qualcosa va fatto, perché, certo, è una situazione intollerabile. Non si può pensare che anche chi abita in zona possa aver paura di mandar fuori il figlio quindicenne o anche più piccolo. In certi rioni si va ancora fuori, per fortuna, da soli a giocare, perché ci possono essere la banda dei bulli che in qualche modo minano la sicurezza degli altri che passano, e non si riguardano nemmeno a persone più grandi, come dicevi tu, a persone adulte. Quindi credo che comunque un provvedimento, oltre le telecamere e oltre gli interventi momentanei quando avviene il fatto, vada studiato dalle autorità competenti, perché è un fenomeno che comincia a essere preoccupante per una città poi come Siena, dove non siamo abituati. Magari in altre realtà possono essere all'ordine del giorno, da noi lo stanno diventando, però forse, essendo una città piccola, possiamo avere le forze e le possibilità per arginare il fenomeno. Bisogna capire come, ma è un argomento che credo debba essere preso davvero di punta e sul serio. Assolutamente è così, è una tematica, come abbiamo detto, che è diventata purtroppo molto attuale. Ieri sera la serata movimentata è stata anche perché a un certo punto in piazza Matteotti c'è stato un allarme incendio, prontamente sono intervenuti i vigili del fuoco, attimi di paura in piazza Matteotti intorno alle 23:15 all'incirca. L'allarme antincendio è scattato proprio al palazzo delle poste in piazza Matteotti. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco, ma fin da subito si è capito, nonostante i pronti accertamenti, che si trattava di un falso allarme. Però insomma c'è stata anche in questo caso un po' di apprensione per quello che stava accadendo, anche se poi tutto si è risolto nel migliore dei modi. Queste un po' alcune delle notizie provenienti dal nostro sito radiosienatv.it, e che appunto vi tiene compagnia quotidianamente, proprio con gli aggiornamenti su quello che accade nella nostra città. Oggi non ci sono i giornali, è vero, però noi abbiamo qua l'edizione del Corriere Fiorentino di ieri, che Maura ci ha
portato, perché c'era un articolo, insomma, un intervento di Simone Pianigiani, allenatore di basket, insomma, a Siena conosciutissimo per essere stato l'allenatore che ha, insomma, portato la Menzana, la Monte Paschi di allora ai vertici del basket italiano ed europeo, poi ha continuato la sua carriera in club prestigiosissimi e di alto livello. Simone Pianigiani, che è di Siena, contradaiolo della Lupa, e ha scritto questo bell'articolo che noi vogliamo leggervi. E allora, Siena è il palio che non c'è, la certezza delle contrade. Per noi senesi, il 2 luglio e il 16 agosto sono date che danno certezze, come il tuo compleanno, come il 25 dicembre. Segnano l'anno, scandiscono il percorso. Perché per i giorni di palio noi senesi vogliamo, dobbiamo essere a Siena, lontani dal resto del mondo. Vogliamo essere in contrada, immersi in quel vortice unico di emozioni, in una bolla totalizzante e magica. E anche per chi, come il sottoscritto, vive da anni lontano, con estati passate in giro per il mondo dietro a un pallone da basket, perso tra competizioni e ritiri, beh, restano giorni speciali. Giorni in cui ti svegli con qualcosa dentro che non sai descrivere, ma che ti spinge a chiamare qualcuno che è lì. Un parente, un amico, con il desiderio di condividere le cose con chi sai che ha il tuo stesso stato d'animo, che ti fa organizzare allenamenti o riunioni per poterti comunque collegare, restare informato, ma anche in questo surreale agosto 2020 so e sento che questi sono giorni di palio anche se la corsa non ci sarà. Mancano i cavalli, le prove, mancherà la scarica di adrenalina di quei tre giri vissuti in apnea, non ci saranno lacrime di gioia, rabbia o disperazione, ma le contrade sono ugualmente vive. La socialità che esprimono non si ferma. Stasera saranno centinaia i contradaioli a cena in ogni rione. Anche se distanziata, la gente sarà insieme e seppur con il cuore in inverno si sentirà una comunità. Perché palio significa vita di tutti i giorni, esprime l'identità di un popolo e in questa socialità quotidiana sta la sua essenza. Il palio è chi manda avanti la contrada tutto l'anno e ne fa sentire forte il cuore pulsante, anche a chi è lontano. Il palio non ha niente a che vedere con il tifare, cosa riservata a una squadra sportiva dove l'essenza coincide con l'evento agonistico e che, se questo viene a mancare, manca tutto. Essere contradaiolo significa sentirsi parte di una comunità che ti accompagna nelle fasi della vita. Così Siena aspetterà il ritorno della corsa per tutto il tempo necessario, come è stato per gli anni della guerra. Le contrade resistono agli eventi e alla storia, sanno vincere il tempo. I contradaioli hanno la capacità di attendere decenni, a volte quasi una vita intera, prima magari di conoscere la gioia di una vittoria sul campo, ma senza mai stancarsi di sentirsi parte di tutto questo. Così sapranno attendere anche la fine di questo maledetto virus, con la certezza che anche dopo guerre e pandemie il palio tornerà. Perché ci saranno sempre le contrade. Il palio tornerà per Siena, per tutti, come torneranno le nostre vite di prima ovunque. E questo è il contributo di Simone Pianigiani, insomma, delle parole che fanno quasi venire la pelle d'oca. Perché dimostrano che comunque è un qualcosa che hai sotto pelle, te la porti dietro ovunque tu vada, qualsiasi vita tu faccia, qualsiasi soddisfazione tu abbia. Simone Pianigiani nel basket se ne è, credo, tolte moltissime, ha avuto quella che chiameremo una vita avventurosa a Siena, anche fuori Siena, con alti e bassi, come succede a tutti noi nel lavoro, nella carriera, certo, però lui senese, vedi, come fanno anche tanti altri, poi la lupa e la sua lupa gli rimane nel cuore. È diverso, sì, il tifare per o l'essere di.
perché noi siamo parte di qualcosa. Il tifo è qualcosa di viscerale di per una squadra sportiva, certo. Può essere il basket, può essere il calcio, qualsiasi cosa, ma l'essere il palio inteso non come i tre giri di corsa, ma il palio inteso nella sua globalità, quindi appunto la contrada, è qualcosa che nasce con te e te lo porti dentro. Puoi girare il mondo, puoi fare la vita che vuoi, sarà sempre nel tuo cuore e nella tua testa. Il palio che prima era la lunga e poi è diventato come oggi. Io sono molto curioso di sapere cosa è successo. Ce lo racconta Maura tra pochissimo. State con noi. Bene, torniamo di nuovo in diretta, amici di Siena TV, che ci state seguendo sul canale 90 del digitale terrestre o in streaming a radiosienatv.it e anche a coloro ovviamente che ci stanno seguendo dalla radio, Radio Siena 92.2, 93.7. Vi abbiamo descritto questa mattina di questa piazza nebbiosa, molto affascinante, molto, molto bella da vedere. Poi piano piano la nebbia si è diradata e adesso la situazione è tornata alla normalità. Abbiamo accennato, eccola qua, infatti questo è il colpo d'occhio, comunque manca qualcosa che speriamo dal prossimo anno di rivedere. dicevamo poco fa insieme a Maura Martellucci che tra gli aspetti storici che stiamo in questi giorni analizzando con te, diciamo oggi uno degli argomenti è quello del cambiamento del palio. Cambiamento del palio perché lo ricordiamo che il palio non nasce così come è oggi, ma nasce con quello che si chiama il palio alla lunga. Poi piano piano subisce delle trasformazioni negli anni. Ecco, ci racconti questo? Sì, l'avevamo detto, il vero palio dell'Assunta fino quasi all'Ottocento è stato, anzi fino all'inizio dell'Ottocento, è stato il palio alla lunga, quello che si faceva il 15 di agosto lungo le strade della città, si partiva da varie parti in realtà nel corso dei secoli, prima da Fontebeci, poi da Valli, poi si stabilizzò davanti alla chiesa del Santuccio. Infatti si è andati in fondo a via di Val di Montone e guardate per terra c'è una grande pietra che la fece restaurare il Comitato Amici del Palio nel 1940, mi sembra, e lì è il punto dove veniva montato il verrocchio per il palio alla lunga, e quello era il palio dedicato all'Assunta. Ne abbiamo notizia dal XII-XIII secolo, quindi andiamo indietro nel tempo. Però già nel 1605 alcuni senesi si posero una domanda: perché? Perché il palio alla lunga era appunto alla lunga, lungo le strade della città, l'arrivo è sempre stato in Piazza del Duomo, era il palio dedicato all'Assunta, quindi si arrivava davanti alla cattedrale. Però lo vedevi a pezzetti, o stavi alla mossa, o stavi lungo la strada nel punto che ti piaceva, o stavi all'arrivo. E allora si pose il problema di misurare la lunghezza della strada e di vedere quanto era lunga Piazza del Campo. E videro che tre giri di Piazza del Campo erano più o meno l'equivalente del percorso del palio alla lunga, e quindi già nel 1605, vi leggo un pezzettino bellino, dicono quando presentano la loro relazione che sono andati pensando doversi fare il medesimo percorso. In realtà in Piazza del Campo ci si faceva già il palio con le bufale, le famose bufalate, quindi per questo gli viene l'idea. Il medesimo percorso fatto dalle bufale, da barbari, quindi da cavalli, anche ora che le chiamiamo i barbari, quindi viene da lontano, i cavalli più importanti, da barbari corridori di detto eminente palio alla lunga, con accomodare il corso ottimamente chiuso ed arenato e assicurato in guisa che non si porti pericolo alcuno, né da quelli spiritosi, quindi
agitati animali né da qualsiasi sorte di spettatori. Quindi si erano già posti all'inizio del 600 due problemi fondamentali. Uno estetico, lo abbiamo visto, il problema di far vedere a tutti tutta la corsa. L'altro era quello della sicurezza anche, certo. La sicurezza di chi guardava il palio, anche perché lungo la strada il palio alla lunga si faceva con i fantini, ma a volte si faceva anche con i cavalli scossi e quindi c'era pericolo. Poi infatti nel corso dei secoli anche per questo motivo viene abbandonato il palio alla lunga, perché con l'aumentare degli abitanti, ma anche dei mezzi, carrozze e via dicendo, diventava sempre più pericoloso, mentre facendolo in piazza, in una pista, quindi qui devono già con i sassi, quindi la pensano, ma anche quella del palio alla lunga lo era, coperta di terra, quindi sicura per gli spettatori, ma già anche allora si poneva il problema della sicurezza degli animali. Però poi questa idea non venne raccolta, e venne raccolta quando? In tempo di peste, perché questo è stato detto molte volte, nel 1630 arriva la peste, la famosa peste denominata da tutti la peste di Milano, la peste che racconta Manzoni nei Promessi Sposi, una pestilenza che Siena la sfiora. Non abbiamo notizie di tragedie per fortuna in quegli anni, però per sicurezza non si fanno venire da fuori né i cavalli né tutte le persone che con i cavalli delle grandi famiglie, Gonzaga, Medici e via dicendo, venivano in città, perché bisogna preservare la città dai contagi. Ti dice qualcosa questa decisione? Quindi si fa una specie di, no, si fa una vera e propria quarantena, si bloccano i commerci, si bloccano le persone che vengono dall'esterno, non si può uscire da Siena, e questo è, siamo nel 1630, passa il 30 senza palio, il 31 senza palio, il 32 senza palio, però dopo 3 anni senza palio a Siena insomma non ci si può stare già nel 600. Nel 1633, per l'Assunta, viene ripresa dal cassetto questa antica idea, e quindi viene corso per la prima volta il palio alla tonda in Piazza del Campo con le contrade, quindi prendendo cavalli che erano in città, che non erano certo i grandi destrieri, ma erano cavalli da lavoro, cavalli di barrocciai, cavalli di posta, quindi cavalli non pregiati, ma che comunque correvano e conoscevano la piazza, e si fa il palio alla tonda per la prima volta in onore dell'Assunta, il 15 d'agosto del 1633. Poi si ritorna al palio alla lunga per l'Assunta, mentre invece alla tonda resta, perché l'idea è piaciuta molto, e si istituzionalizzerà, questa parola non la dirò mai io nella vita, nel 1656, ma in un'altra occasione, ne abbiamo parlato a luglio, perché il palio alla tonda viene corso per oltre un secolo e mezzo in Piazza del Campo il 2 di luglio. Il 2 di luglio è il palio per la Madonna di Provenzano, mentre appunto quello dell'Assunta resta il palio corso lungo le strade cittadine. Però l'idea, appunto, visto che si sperimenta a luglio, piace molto ai senesi, viene ripresa nel 1701 e viene ripresa dall'Oca. Perché? Perché l'Oca in quell'anno aveva vinto appunto il palio del 2 di luglio. Certo. E decide di fare cosa? Una specie di festa della vittoria. Si festeggiava già nei rioni, però si faceva molta confusione, c'erano lamentele, quindi decide di organizzare la prima di quella che viene chiamata la ricorsa, cioè si ricorre il palio. E quindi, insomma, ci siamo trovati bene, questo palio ci è piaciuto, perché non se ne fa un altro? Esatto, si rifà, e quindi per festeggiare organizzano a spese proprie questa ricorsa in Piazza del Campo. Però il 15 di agosto c'è il palio dell'Assunta alla lunga, quindi lo fanno per forza il giorno successivo, e quindi viene fatta la ricorsa alla tonda in Piazza del Campo il 16. Per la cronaca, questa volta vince la chiocciola.
e la ricorsa piace, viene organizzata nel corso dei decenni, non è un palio regolare, non viene fatto tutti gli anni, ma spesso chi vince a luglio la riorganizza ad agosto e piano piano comincia a prendere nella, anche nella passione dei senesi, nella voglia dei senesi, il posto e l'emozione che diversa, più forte, se lo sentono forse più loro i senesi, rispetto anche al palio alla lunga, che poi è il palio dei grandi signori. Quindi ecco, così ci si trasferisce piano piano in Piazza del Campo per fare il palio alla tonda anche in occasione della Madonna Assunta. Certo, certo, e quindi diciamo questo è l'inizio della trasformazione, diciamo così, quindi restava poi il palio alla lunga e il palio alla lunga, certo, il 16 di agosto, però poi questa che viene chiamata inizialmente ricorsa, pian piano diciamo in qualche modo va a diventare il nostro palio. Sì, va a regime, perché come diremo oggi, perché poi all'inizio del... passa da tutto il Settecento, all'inizio dell'Ottocento c'è stata la dominazione francese, ai francesi il palio gli piace tantissimo. Tra l'altro una curiosità, negli anni di dominazione francese, siamo tra il 1801 e 1804, quando a Siena appunto è sotto il regime d'Oltralpe, viene addirittura il 15 di agosto, se si guardano i manifesti storici, il palio alla lunga è dedicato anche a San Napoleone, pensate, oltre all'Assunta a San Napoleone, perché insomma Napoleone, lo sappiamo, certo, era parecchio egocentrico, non aveva un proprio santo per festeggiare l'onomastico, e quindi si inventò questo, inventarono per lui, andando a ricercare un San Napoleo egiziano nel lontano, pescato nel lontano periodo, e quindi il 15 di agosto istituì lui la festa di San Napoleone, anche in Francia, che il 15 di agosto è una festa della Repubblica molto sentita, perché anche in Francia si festeggiava l'Assunta, ed ecco il motivo politico per cui anche lui si contrappone a questo festeggiamento, perché c'è sempre poi una motivazione politica dietro anche le scelte paliesche. Quindi tra il 1801 e il 1804 si corre il 15 di agosto anche il palio per San Napoleone, però bisogna arrivare al 1810, quando poi l'organizzazione del palio alla tonda si verrà presa in mano dal comune di Siena, che organizzerà poi il palio. Quando cambia tutto? Cambia tutto con l'Unità d'Italia. Perché? Perché con l'Unità d'Italia, ne abbiamo accennato il primo giorno con Duccio Balestracci, quando parlavamo del corteo dei Ceri e dei Cenci, a quel punto Siena si dovrebbe trovare a organizzare quattro feste, perché certo, si impone che il 2 di giugno venga festeggiata da ogni parte, vengono organizzati in ogni città dei festeggiamenti per lo Statuto Albertino, per l'Unità d'Italia. Quindi a Siena il comune deve pagare il palio di luglio, certo, le feste di giugno, il palio di luglio, contribuire al palio alla lunga, pagare il palio alla lunga, in parte, perché poi così era, e pagare il palio del 16 di agosto sono spese che un'amministrazione non poteva sostenere. Certo. E quindi a quel punto si abolisce il palio alla lunga in maniera definitiva. Non verrà poi più ripristinato, sì, verranno fatte un paio di edizioni, perché le contrade a quel punto entrano in campo, anche se nel corso del tempo le contrade sono apparse pochissimo nel palio alla lunga, però poi si lascia, e quindi si decide, mi sembra sia il 1734, quando il comune ufficialmente istituzionalizza il palio dell'Assunta, come il palio del 16 di agosto. Ormai la data era quella, certo, e quella è arrivata fino a noi. E questa è appunto la trasformazione, diciamo così, poi insomma
le fasi, ora noi l'abbiamo fatta abbastanza veloce, certo, perché nel mezzo di storie da raccontare ce ne sono tante, perché comunque le trasformazioni non vengono mai in maniera così lineare. Però diciamo che mentre il palio alla tonda di Provenzano è l'unico palio che ininterrottamente, a parte appunto cause di guerra, come guerra di indipendenza, la prima e la seconda guerra mondiale, quest'anno, è quello che si è dalla metà del 600 effettuato in maniera regolare, in maniera continuativa. Diciamo che la genesi del palio dell'Assunta è più articolata e più complicata, insomma, in questo senso. Però poi non per questo meno sentita, insomma, per noi ora, oggi entrambi i pali sono uguali, insomma, anche se non è sempre stato così. Diciamo, il palio dell'Assunta ha avuto poi nel tempo la caratteristica di essere stato sempre il palio più turistico. Certo. Quante volte l'hai sentito dire, certo, del palio a porte chiuse, i turisti non si vogliono? In realtà tutte le feste che sono state fatte a Siena nel tempo, pali compresi, soprattutto questo dell'Assunta, sono state fatte per richiamare in città gente, persone, che portassero soldi, che incrementassero l'economia. Venivano fatti per l'Assunta dei veri e propri cartelloni di eventi che duravano una settimana. C'erano eventi di qualsiasi genere, dal tiro a segno nel corso del tempo, la fiera del bestiame in piazza d'armi, c'era la sera feste da ballo, si mettevano in scena opere liriche e si facevano anche i famosi pali, che anche questo ogni tanto si dice: perché non si fa un palio straordinario? Pali particolari, il palio alla romana, il famoso palio a sorpresa, no, pali straordinari, palio a sorpresa, che servivano solo a trattenere un giorno in più i turisti in città. Quindi ora, quando tanto diciamo contro il turismo, magari, che a volte è stato detto, no, dà fastidio, perché sì, il palio è di Siena, il palio è dei senesi, però è stato fatto anche spesso sempre appunto come lancio della nostra città verso l'esterno. Prima parlavamo dei costi del palio e qua vedo una cosa un po' curiosa. Nel settembre del 1787, quando gli organizzatori dovettero supplicare le autorità affinché concedesse loro almeno il solito contributo, e il contributo era di 20 lire. Era di 20 lire, sì, perché il palio costava. Il palio costava, e qui siamo diciamo nella fase di passaggio, perché costava 20 lire, veniva organizzato dai signori della festa del Brio e dovevano mettere una buona somma a testa, ecco, e quindi cercavano appunto dei contributi, quindi da parte del comune 20 lire. Il palio ne costava, il palio d'agosto, se non sbaglio, costava circa 60 lire, e quindi si cercava già un contributo dell'amministrazione comunale come facciamo adesso. E poi il motivo economico sarà quello per cui l'aristocrazia, anche il motivo economico, se ne tirerà fuori e passerà il comune nell'organizzazione. Bene, Maura, questa è un po' la parte storica che ci hai voluto raccontare oggi e che, insomma, noi ovviamente, per la quale ovviamente noi ti ringraziamo, perché è stato bello in queste diciamo due edizioni, chiamiamole così, di Palio, di Passione Palio Noi Ci Siamo, riscoprire alcuni aspetti del passato che spesso noi a volte, insomma, non conosciamo, comunque non conosciamo così nel dettaglio, per capire anche poi come siamo arrivati
ad avere certe cose oggi. Allora, adesso noi ci fermiamo, piccolissima pausa, poi torniamo insieme perché anche oggi c'è il contributo Sua Eccellenza l'Arcivescovo, che anche oggi ci racconterà qualcosa. Sì, oggi parlerà della sua esperienza qui a Siena, ne abbiamo già parlato quando è stato nostro ospite, e anche di qualche progetto futuro magari per riorganizzare il suo ministero qui nella sua diocesi, non solo nella nostra città. Bene, piccola pausa e poi torniamo insieme. Passione Palio, noi ci siamo, presente e passato. Maura, è il momento del contributo dell'Arcivescovo, come appunto ormai ci ha abituato in questi giorni. Ieri è stato anche qui con noi, ci ha raccontato anche qualcosa in più. Sì, lo ringraziamo perché insomma abbiamo scomodato quello che sta in alto insomma nella gerarchia di Siena, e è stato veramente molto molto cordiale e molto, se mi consente l'espressione, è una persona molto alla mano, come hai visto, che ha piacere anche di avere un contatto diretto con la città e con la diocesi che si è trovato a guidare. Quindi oggi ci racconterà un po' della sua esperienza, ma anche di cosa o come vede il prossimo futuro di Siena e della sua presenza qui. Allora andiamo a vedere il contributo di Sua Eccellenza l'Arcivescovo Augusto Paolo Lo Iudice. Carissimi abitanti della città di Siena, così mi viene chiesto di riflettere un momento su cosa mi piace di questa città, cosa mi aspetterei, cos'è magari che vorrei cambiare, ma direi questo: dire cosa piace di Siena sembra un po' paradossale, perché è come guardare una cosa bellissima e dire cosa ti piace. È ovvio che ti piace tutto, nel senso che Siena è una di quelle città, di quei luoghi che si ammirano in tutto il mondo. E io lo dico spesso, certo vengo da una città, dalla città eterna, dalla città Caput Mundi, ed è difficile comparare altre città con la città di Roma. Eppure Siena ha nelle sue caratteristiche, in alcune sue caratteristiche, degli elementi che mi ricordano molto la città eterna, la città dove sono nato e vissuto, sia da un punto di vista artistico, eccetera, soprattutto quello ovviamente che riguarda il centro storico della città di Roma, perché come ben sapete tutti, poi Roma è un mondo che si è espanso in maniera proprio così, proprio globale, per cui poi c'è di tutto. A Siena restano delle cose molto molto particolari, ho avuto modo già di dire altre volte, certamente questa organizzazione capillare della città colpisce, è senz'altro interessante vedere come tutto è organizzato, no? Si cerca di organizzarlo nel modo migliore attraverso questa composizione delle contrade e della vita di contrada come una possibile vita di organizzazione di una città, legata a delle tradizioni che durano addirittura nei secoli. Questo è già una cosa che colpisce in maniera profonda, cioè pensare che ci sono delle radici che legano voi, senesi di oggi, a progenitori di alcuni secoli fa che facevano, non dico le stesse cose, ma che hanno pensato, che hanno cercato di organizzare determinati eventi simili a quelli che si organizzano oggi. Questo fa riflettere molto molto bene e fa pensare, e soprattutto ci mette in una relazione anche di grande attenzione nei confronti di quello che accade. Dire che cosa mi aspetterei, certamente come ogni vescovo si aspetta che la sua città, che la sua diocesi
come dice il Vangelo di Gesù, adolescente, cresceva in età, in sapienza e grazia, che anche la diocesi e la sua popolazione cresca in sapienza e grazia, cioè che cresca nella consapevolezza di un senso da dare alla vita, che questo senso sia ricercato nel Vangelo, che ci si pongano tante domande e che soprattutto si crei un legame, un rapporto di solidarietà profonda tra persone, soprattutto laddove c'è una società in generale che ci spinge ad allontanarci, che ci spinge, che ha quasi una forza centrifuga. Noi dovremmo avere questa forza centripeta che secondo me si ritrova molto nella città di Siena, perché questi contesti, queste tradizioni legano molto le persone tra di loro. L'importante è legarsi, ed è questo forse quello che immagino, che penso chiaramente ancora molto dall'esterno, perché è vero che appena poco più di un anno che sono qui, per cui non posso pretendere di fare grandi sintesi, ci mancherebbe altro, sarebbe illusorio da parte mia. Auspico che questa ricerca di un centro, di unità, sia fatta certamente intorno a questi valori della tradizione, ma anche a valori importanti della vita, come sono, devono essere i valori evangelici dell'attenzione all'altro, all'ultimo, al debole, alla solidarietà, a tutto quello che riguarda il mettersi in gioco, a non rimanere chiusi in se stessi, a non rimanere solo intrappolati dalle proprie esigenze personali, ma cercare di mettersi nei panni dell'altro, che è quello che in fondo il Vangelo ci chiede, uscire da noi stessi per ritrovare noi stessi, per dare il senso della vita, il gusto della vita, per trovarlo e quindi cercarlo e trovarlo. E allora auguro a tutti, a me innanzitutto, a tutti i sacerdoti, a tutto il popolo di Dio che vive in questa città, ma mi allargo anche a tutta la diocesi, che non è solo Siena, come ben sappiamo, ma anche il nord, il sud, il Colle di Valdelsa, San Gimignano, il sud della diocesi, Montalcino, Lamiata, tutte le persone di buona volontà che si mettano proprio in un atteggiamento di ricerca dell'altro e di disponibilità, cioè se ognuno di noi mette qualcosa di sé a servizio dell'altro, a disposizione dell'altro, certamente la società migliora, acquisisce un gusto più profondo, una qualità più significativa. Questa è la storia, questo è quello che conta. E allora è l'augurio che ci facciamo anche in quest'anno in cui il palio non c'è, quindi manca un pezzo importante di questa città, ma sicuramente quello che c'è e che ci sarà sempre è questo desiderio, questa passione di costruire, di volere profondamente qualcosa di bello da vivere insieme. Speriamo che lo si possa fare e che possiamo continuare a farlo nel modo migliore, ricercando i valori migliori e soprattutto le cose più belle che ci sono in questa città, ma anche tante altre vanno scoperte. Concludo solo con quell'immagine che consegnai a tutta la città quando sono arrivato l'anno scorso, in una letterina che mandai proprio in un pensiero il giorno della mia nomina, il 6 maggio, quando paragonai, non so come mi venne, ne parlavo anche recentemente con un sacerdote qui a Siena, non so come mi venne quell'immagine, ma paragonai Siena a quel vasetto di alabastro pieno di nardo prezioso che la Maddalena ruppe ai piedi di Gesù. Siena è un po' come questo: se quel vasetto, se quel nardo prezioso resta chiuso nel vasetto non serve a niente, se il vasetto viene spezzato e quel nardo viene cosparso sui piedi e quindi riempie di profumo tutta la stanza e il luogo dove sta, allora acquista di senso. L'augurio che feci un anno fa a Siena e che continuo a rifare anche oggi, sperando proprio e cercando di fare io in prima persona qualcosa perché questo si realizzi il prima e il meglio possibile. Bene, come promesso torniamo in diretta ancora con il nostro format presente e passato all'interno di Passione Palio Noi Ci Siamo, e come promesso, dopo aver visto insieme a Maura quella che è stata un po' la nostra parte storica, torniamo sull'attualità. Lo abbiamo seguito ieri con grande attenzione, è stato un momento davvero bello, davvero toccante, perché come abbiamo detto e come sapete, ieri
ieri c'è stata la consegna del premio Mangia alla sanità senese. Noi anche oggi vogliamo rendere omaggio alla sanità senese, ad alcuni dei rappresentanti che sono qui oggi con noi. Ieri insomma, è stato un momento di festa per tutti coloro che hanno in qualche modo dato il proprio contributo, un contributo che in questo periodo di emergenza è stato sicuramente preziosissimo, ma che è prezioso ogni giorno al di là appunto del momento di emergenza. Allora io vado a salutare e ringraziare i nostri ospiti, inizio semplicemente dalla mia parte Roberto Monaco, presidente dell'Ordine dei Medici e segretario nazionale dell'Ordine dei Medici. Buongiorno. Buongiorno a voi. Poi abbiamo Simona Dei, direttore sanitario dell'ASL Toscana Sud-Est. Buongiorno. Buongiorno. E poi abbiamo il dottor Massimo Ferrandi, presidente Maxi Ordine Multialbo dei Tecnici Sanitari. Buongiorno a tutti. Stavo dicendo che sono soltanto alcuni dei rappresentanti, visto che poi ieri abbiamo visto sul palco Walter Giovannini, direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese, e Antonio D'Urso, direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est. Poi però insomma, è stato un momento importante per tutti, lo abbiamo visto, volontari, associazioni, insomma, ecco. Io la domanda è uguale per tutti, la prima domanda, però vorrei una risposta da tutti e tre, anche se è una domanda scontata. Che emozione è stata ieri? Che emozione è stato ricevere questo riconoscimento da Siena? Partiamo dal dottor Monaco. Ma è chiaro, conosciamo tutti il valore del Mangiadoro, i senesi sappiamo benissimo cosa l'importanza che ha. E è chiaro che avere un riconoscimento del genere, perché in questo senso mi viene difficile chiamarlo premio, anche se un premio si tratta, perché dietro questo premio c'è un grande, grande dolore, e sappiamo che sono morti migliaia di persone, quindi sono morti tantissimi operatori sanitari, e quindi non si può parlare di un premio, però lo vedo un grosso riconoscimento, un vero abbraccio della città nei confronti della sanità senese, e di questo quindi l'emozione è stata fortissima. Certo. Simona Dei. Ma per noi è stato un momento forte, non soltanto come riconoscimento del lavoro svolto, un lavoro importante a nome di tutti, quindi dalla parte sanitaria, ma come lei diceva, la protezione civile, il volontariato. Tutti coloro che ieri erano in Piazza del Campo si sono sentiti in parte protagonisti di questa grande conquista, di questo bel risultato che c'è stato. Soprattutto però è stata un'investitura per meritarselo nei giorni che verranno, e quindi anche una responsabilità che ci ha affidato la città di Siena, e che come ASL Toscana Sud-Est ognuno di noi porta seriamente con sé. Dottor Ferrari. Bene, per quello che riguarda noi dico che è stato un grande atto di riconoscimento, perché spesso noi soffriamo di non essere riconosciuti come professioni, perché sempre si parla, ovviamente anche con merito, di medici e infermieri, ma qua dentro in questa emergenza c'è stato anche tutto il lavoro di tutte le altre professioni che io adesso mi onoro di rappresentare qua dentro, e che svolgono un lavoro importantissimo, che spesso però non vengono identificati. Quindi ieri per noi è stato a maggior ragione un momento veramente, veramente emozionante e anche gratificante, perché per la prima volta, devo dire la verità, e questo un po' mi dispiace, siamo stati riconosciuti come professioni sanitarie con pari dignità rispetto a tutti gli altri, e questo ci ha fatto enormemente piacere. Avete l'altra domanda un po' che ci chiede, insomma, che vi volevamo fare, come nei mesi di difficoltà, all'arrivo dell'impatto con questo virus nuovo nei vari ambiti, come
vi siete trovati ad affrontarlo? Perché credo che anche riorganizzare tutto, ognuno appunto nelle proprie ambiti di attività, nelle proprie specializzazioni, nei luoghi dove lavora, sia stato un lavoro molto difficile anche solo pensarlo, perché vi siete trovati ad affrontare il nuovo. E quindi non è che c'era un modello da seguire, ve lo siete dovuto inventare. Come vi siete mossi e come l'avete vissuti anche emotivamente con i vostri colleghi, con chi ha lavorato con voi questi mesi? Possiamo partire dal... Lo qui accanto a me, dottor Ferrandi, ormai si rifà il giro al contrario. Allora, per noi ovviamente è stato fatto tutto con le dovute precauzioni online, quindi noi dal punto di vista nostro come ordine avevamo solo l'incombenza di coordinare un po' quello che succedeva e soprattutto ecco, quello che abbiamo fatto con il cuore in mano è stato quello di stare il più vicino possibile a tutti i nostri operatori che erano impegnati, cioè facendosi sentire, telefonando, chiamando e provando a dare supporto più che altro morale, perché non potevamo fare granché dal punto di vista fisico, pratico. E l'unica cosa che abbiamo potuto fare quella di stanziare una cospicua somma di denaro da parte dell'ordine per comprare dei presidi di aiuto, di protezione per questi operatori, perché qualcuno ci diceva che non ne disponeva e non ci siamo attivati, ma ovviamente con i tempi che poi sono quelli dei nostri italiani e quindi ci è voluto un po' di tempo, però ci siamo dati da fare. Ma credo l'importante sia stato quello di stare vicino alle persone che in quel momento stavano combattendo, perché io ho fatto per esempio una telefonata al responsabile del laboratorio, di tecnici di laboratorio dell'azienda ospedale universitaria senese, e mi diceva che si meravigliava del fatto che c'era gente che senza proprio nemmeno pensarci lavorava 12 ore al giorno, lei si curava di portargli da mangiare, li portava la colazione, faceva tutto e questi sono rimasti lì senza proprio nessun tipo di problema, togliendo spazio a famiglia e altre cose, passioni e soprattutto momenti veramente difficili e anche di pericolosi, insomma, ecco, anche rischiosi. Dottoressa Dei. Come lei diceva all'inizio, il nuovo ha significato entrare in un tunnel buio senza vedere la luce, sentendosi la responsabilità comunque di tante persone che lavoravano e che erano sul pezzo. Le prime certezze sono state mettere in sicurezza gli operatori, traducendo le indicazioni che venivano dal livello nazionale, dal livello regionale, con istruzioni semplici, condivise, anche insieme tutto al mondo del rischio clinico che è qui vicino a me, perché il Presidente dell'Ordine dei Medici è anche il responsabile del rischio clinico e qualità della ASL Toscana Sud-Est, quindi c'è stato un grosso lavoro fatto insieme. Un lavoro che ha permesso a tutti gli operatori di avere indicazioni precise e lineari, in più immediatamente il rifornimento sui dispositivi di protezione, quello che arrivava, quello che era necessario mandare in più, e tutto questo collegandosi con ognuno dei nostri 13 ospedali, con ognuno delle nostre zone attraverso riunioni online continue. Quello che ricordo soprattutto era il momento in cui davamo le indicazioni e i silenzi di chi ascoltava, perché le parole e le domande sarebbero state tante, ma l'importante era dare alcune certezze per andare avanti giorno giorno con tranquillità per quello che era possibile in quel momento. Certo. Volevo aggiungere una cosa, certo. La dottoressa Dei giustamente stava dicendo quello al quale mi riferivo io, che a volte c'era carenza di dispositivi di protezione, non era riferito ovviamente alle grandi aziende. Noi abbiamo nel nostro interno più del 50% che sono professionisti che non fanno parte né della ASL né dell'azienda ospedaliera, quindi si trovavano in difficoltà anche nel reperire, ma magari anche nell'acquistare o nel sapere dove andare a prendere, perché non è facile dall'oggi al domani per un'incombenza di questo genere trovare chi ti fornisce questo.
anche se c'erano direttive nazionali, regionali, che dicevano sì, il magazzino quello l'aveva finito, quell'altro non ce l'aveva più, le mascherine non arrivavano, c'è stato un problema di mascherine che non erano state omologate, insomma ci sono stati vari problemi dove gente ha speso anche dei soldi che poi dopo non ha potuto utilizzare questi presidi perché non erano stati omologati dalla sanità, quindi ci sono stati un po' di problemi di questo genere, ma soprattutto non mi riferivo né alla ASL né all'azienda ospedaliera, né le grosse aziende hanno fatto di tutto di più, insomma. Dottor Monaco. Sì, ci vorrebbe una settimana per sì, me lo posso immaginare, altri 45 giorni. Dovrei dividere le cose fra livello nazionale e livello provinciale. A livello nazionale ci sono stati grossissimi problemi, perché ci siamo trovati davanti a questo virus tremendo in situazioni come la Lombardia, l'Emilia, il Veneto, dove è partito tutto in maniera così forte. E quindi gestire una cosa del genere è stato incredibile. E nonostante avessimo avuto l'esempio di quello che veniva in Cina, quindi potevamo a livello nazionale prepararci anche prima. A livello locale invece abbiamo fatto in modo che l'esperienza che veniva dal Veneto e dall'Emilia e soprattutto dalla Lombardia potesse diventare una risorsa. E ci siamo organizzati, la Toscana si è organizzata molto bene, e Siena sappiamo che ha costruito il triage nell'azienda ospedaliera universitaria, l'ASDE si è raccordata moltissimo, molto bene con il territorio, con l'ospedale, essendo diventando veramente a questo punto tutti i 13 ospedali i punti di riferimento e quindi punti di filtro. E quindi aiutando moltissimo l'azienda ospedaliera universitaria senese, che fra le altre cose doveva pensare alle situazioni molto più critiche. Quindi c'è stata una sinergia, un ragionamento corale fra le professioni e fra le aziende. E il territorio ha funzionato, il 118 ha funzionato, noi siamo stati tra le prime aziende che hanno istituito le USCA, l'unità speciale di continuità assistenziali. E le USCA sono state tra le prime ad essere proprio, non sono partite fino a che non erano fornite di tutti i dispositivi di protezione individuale. E io stesso faccio parte di una commissione dell'Istituto Superiore di Sanità, ho chiesto che le mascherine chirurgiche venissero soppiantate da quelle che sono le mascherine, le FFP2 e le FFP3, quelle a maggiore filtraggio e quindi che danno garanzie di sicurezza. E si è scritto proprio una pagina di storia, perché laddove prima si parlava di mascherine chirurgiche, ora si dice che laddove ci si trova davanti a un paziente o un sospetto paziente o un probabile paziente Covid si utilizzano le FFP2 al posto delle chirurgiche e le FFP3 al posto delle FFP2. Questa è stata la svolta. La svolta perché si è fatto in modo che i medici, gli operatori sanitari da eroi non diventassero untori e quindi insomma, ci sarebbe tanto da dire, ma insomma la sintesi poi alla fine del discorso è questa. Grande organizzazione provinciale, grande paura a livello nazionale, ma ci siamo messi, soprattutto la professione non è arretrata nemmeno di un centimetro rispetto a questa guerra, nonostante c'erano momenti di... C'è una parola chiave, la disponibilità, direi. C'è una parola chiave, il codice deontologico, certo. L'abbiamo nel nostro DNA. Certo. Dottoressa Dei, già ieri ne abbiamo un po' parlato anche nella nostra intervista al direttore Walter Giovannini. Si sente parlare di un aumento di contagi sia a livello nazionale sia anche un po' in Toscana. Ecco, voi da un punto di vista insomma, medico, dal vostro punto di vista di professionisti, come analizzate questa situazione? Prima di tutto ce l'aspettavamo. Era evidente che una grossa opportunità è stata in quel periodo difficile la chiusura. Quella chiusura che ha congelato tutta Italia per noi era una tranquillità, perché le persone erano più ferme, certo. Avevano meno possibilità di frequentarsi e quindi minori rischi di contagio. Indubbiamente questo adesso era inevitabile che accadesse, i ragazzi si muovono, vanno in giro, probabilmente non ci aspettavamo questa nuova mandata di contagi, soprattutto per le persone che vengono da fuori.
Noi abbiamo in questo momento l'85% dei casi che sono rientri, persone italiane che rientrano da fuori, oppure persone che lavorano comunque in Italia ma sono andati a casa e sono rientrati adesso. Come stiamo reagendo? Come abbiamo fatto all'inizio, e quindi individuando i focolai immediatamente, individuando i contatti stretti delle persone positive, isolando, tenendoli sotto controllo, tranquillizzandoli a casa con telefonate, facendo sentire che ci siamo. Le USCA di cui parlava il dottor Monaco, le unità speciali di continuità assistenziale, sono sempre attive e quindi possono anche rimanere in contatto con le persone. Casi che sono aumentati, ma che hanno due caratteristiche profondamente diverse rispetto a prima: sono meno gravi in questo momento, sono molto più giovani. L'età media si è spostata dai 56-57 anni a un 73% da 0 a 20 anni. E quindi si capisce che è completamente un altro tipo di profilo epidemiologico. Ecco, dottor Monaco, un po' ecco, restiamo su questo argomento, e aggiungo anche quello che ha detto in chiusura la dottoressa Dei, cioè la parola giovani. Ecco, questo comportamento dei giovani, quanto è adesso chiave in vista del futuro? Ma in vista del futuro è chiave, è un motivo chiave, perché a settembre ricominciano le scuole, quindi per noi lì sarà veramente un indicatore fondamentale. E c'era un grandissimo statista, Gramsci, che diceva: la storia insegna ma ha cattivi allievi. Mai forse più è vera questa frase, perché la storia a questo punto la conosciamo, ecco, l'abbiamo vissuta, sono stati dei mesi duri, durissimi, difficilissimi, migliaia di morti. Insomma, se tutti continuiamo a pensare quello che le televisioni ci facevano vedere, che noi sentivamo purtroppo dalle voci dei nostri colleghi, quello che succedeva in Lombardia, dove i camion dell'esercito portavano le bare, forse dovrebbe servire a dire la storia e la dovremmo ricordare. E la paura è adesso, ma è la paura, io ho veramente paura per l'inizio delle scuole, perché se non abbiamo un atteggiamento consapevole ora, e sappiamo che il virus ha un'incubazione di 14 giorni, noi a fine settembre ricominceremo di nuovo a pensare a del lockdown. Non voglio essere, insomma, però penso che sia corretto dire le cose come stanno. E bisogna ragionare moltissimo il cervello, utilizzare il distanziamento sociale, laddove non è possibile utilizzare le mascherine, ed è per il motivo per cui sto parlando, non avendo un metro di distanza, sto parlando dalla mascherina, proprio perché se non siamo noi i primi a dare un esempio, sarà difficile aspettarcelo dagli altri. E distanziamento sociale, mascherina, lavarsi spesso le mani, sappiamo benissimo che è fondamentale, perché ci si tocca gli occhi, ci si tocca le mani, insomma le solite cose che adesso conosciamo. Però la terapia sta andando avanti, e ci aspettiamo un vaccino nei primi mesi dell'anno, e nel frattempo però bisogna pensare come si pensava nelle città medievali, dove le mura servivano a proteggerci. Penso che da Siena possa partire davvero un esempio in questo senso a livello nazionale. Dottor Ferrandi, quindi aumento dei contagi, preoccupazione, ma insomma con questi accorgimenti potrebbe essere... Direi che rispetto a prima ora c'è un grosso vantaggio, che siamo preparati, che ora conosciamo, che ora sappiamo, che ora ci sappiamo anche muovere, riusciamo a capire meglio che cosa fare e cosa non fare. Quindi credo che tutto ciò che è passato ci deve insegnare la storia, però adesso credo che siamo più pronti, cioè diciamo che siamo pronti a, non dico a sopportare, però perlomeno a fare in modo che questo sia meno dannoso per tutti quanti. E poi ecco la cosa che mi sento di dire è che comunque non potremmo in nessun caso chiudere completamente il paese. Quindi quello che è stato fino adesso è stato necessario, ma credo che sapendo di più, essendo pronti, facendo le cose che dobbiamo fare, forse un minimo di vita la possiamo anche riprendere. Sto parlando sempre per, diciamo così, per essere aperto a situazioni migliori di quelle che abbiamo vissuto. Perché
chiudere un paese per 2 mesi non è stato uno scherzo, non credo. E dobbiamo ricordarci dell'economia, tra l'altro. Non sta a noi ovviamente parlare di economia, però è stata dura. Quindi speriamo, io spero che essere pronti e aver imparato, tra l'altro, dal punto di vista, diciamo, anche delle terapie, del sistema, no? In generale, ci porti vantaggio su questa cosa. E una domanda un po' più personale che rivolgo a tutti e tre. Questi mesi, questa esperienza, vi hanno cambiato? Hanno cambiato come vedete la vostra professione e soprattutto anche da un punto di vista personale? Che traccia hanno lasciato? Se posso essere il primo a parlare, dico certo. Tanto orgoglio per la professione, per le professioni. Io rappresento 19 professioni che non tutte in questo periodo si sono attivate o si sono spese, perché alcune delle professioni che io rappresento non hanno preso parte a questa emergenza, però almeno 5-6 di loro si sono veramente impegnate. Io non avevo dubbi che ci fosse stata disponibilità, professionalità, umanità, ero convinto di questo, però ora mi sento veramente orgoglioso, perché ho visto della gente che ha fatto delle cose che raccontarle tutte, come diceva il dottor Monaco, ci vorrebbe una trasmissione al giorno per poter raccontare tutto, ma credo che anche loro avrebbero da raccontare aneddoti e anche situazioni nelle quali che hanno conosciuto e nelle quali possono anche essersi ritrovati di persona, insomma, ecco. Quindi l'orgoglio e anche la riconoscenza, direi. La riconoscenza davvero, ma riconoscenza vera, non sto parlando solo per così per dire, riconoscenza vera nei confronti di questi operatori sanitari tutti. Ecco perché il premio di ieri è stato importante, perché ha riconosciuto a tutti indistintamente quello che era stato fatto di buono nella nostra città. Dottoressa. Indubbiamente il grazie è innegabile, quindi è ancora più facile adesso dire grazie agli altri, agli operatori, alla città, a coloro che ci sono stati vicini, a tutti coloro che sentivamo vicini, a cominciare dai pizzaioli che portavano le pizze in ospedale, oppure le persone che andavano sotto ai ristretti mettendo gli striscioni ringraziando. Tutto questo ci ha fatto sentire, sa, certe volte per noi è più facile avere problemi con le persone che non hanno quello che giustamente vorrebbero ottenere, le prestazioni, i tempi d'attesa, quindi immediatamente gli operatori in quel momento sono diventati gli eroi. Ed è stato un momento vissuto, sapevamo che era breve, però è stato vissuto così. Che cosa rimane? Rimane la sensazione che queste sfide si affrontano in squadra, certo. Non si affrontano da soli. Era una cosa che sapevamo prima, ma ora ancora di più. La sfida era complessa, l'abbiamo affrontata dalla prevenzione fino alla rianimazione. E quello che resta è che soltanto un sistema solido come il nostro di sanità pubblica può rispondere a questo. Quindi il grande impegno che ci prendiamo anche con il premio di oggi è, di ieri, è continuare in questa direzione. La stessa domanda la rivolgiamo tra pochissimo anche al dottor Monaco, prima però ci fermiamo per una piccolissima pausa, state con noi. Bene, torniamo di nuovo in diretta qui da Piazza del Campo, dai nostri studi negli uffici di Chianti Banca, che anche oggi voglio ringraziare. Come detto, siamo in compagnia di alcuni dei protagonisti che ieri hanno ricevuto questo premio, questo riconoscimento, vogliamo chiamarlo così. È stato un momento davvero bello, davvero toccante per tutta la città. Eravamo rimasti, dottor Monaco, alla risposta, insomma, alla domanda su cosa vi ha lasciato tutto questo. Ma è sicuramente una conferma, è la conferma che la professione medica è aderente alla Costituzione e fa in modo che questa Costituzione possa essere applicata, cioè nel senso, se la tutela al diritto alla salute, che è l'articolo 32 della nostra Costituzione, oppure altri articoli come il 2 o il 3 che mettono tutti gli individui uguali davanti allo Stato,
sicuramente uno dei diritti, è che ci sono dei diritti inviolabili, come per esempio quello della la salute. E sicuramente il medico, ma tutte le altre professioni sanitarie in questo momento hanno fatto in modo che questi articoli non solo venissero applicati, ma che fossero tutelati e garantiti. Ma questo lo sapevamo perché nel nostro codice deontologico c'è un articolo dove il medico si deve mettere a disposizione delle autorità in caso di calamità. Quindi non è stato niente di nuovo, è stata una conferma. Quello che mi porto sono tutte le sensazioni e tutte le emozioni. I colleghi che dalla Lombardia mi chiamavano piangendo, dicendo che tramite il loro tablet facevano vedere ai familiari gli ultimi momenti di vita, il saluto delle persone prima che morissero. Mi porto un grandissimo medico, presidente dell'Ordine dei Medici di Varese, primo morto per Covid in Italia, un medico di famiglia, Roberto Stella, grande amico che purtroppo non c'è più. Mi porto tantissimi medici, 178 che non ci sono più, e quindi vuol dire storie che non si possono più raccontare, professionisti che non possono più dare niente alla nostra nazione. Mi porto poi alla fine quel ragionamento corale, come diceva la dottoressa Dei, di lavorare tutti insieme. E ho visto il 118 che lavorava medici e infermieri insieme, e ho visto i tecnici che lavoravano insieme ai laboratoristi per fare il più possibile i tamponi, ho visto i medici del pronto soccorso stanchi, ho visto le persone con le tracce indelebili delle mascherine quando se le toglievano dopo 12 ore di lavoro. Insomma, ho visto sudore, ho visto pianti, ho visto però anche gioie quando qualcuno usciva fuori da un reparto Covid. Un amico mio ad Avellino ha fatto 90 giorni di rianimazione. E, insomma, ed è tornato con le ferite di una guerra. E se pensate i nostri avi che tornavano con i piedi distrutti perché tornavano dalla guerra senza scarpe, ecco, io ho visto storie simili chiaramente sul volto e nel viso delle persone che hanno lottato per questo Covid. Ora sta a noi fare in modo che quello che abbiamo imparato lo portiamo avanti. Ecco, dottor Monaco, dalle sue parole si capisce quanto siano stati anche drammatici certi momenti. Ecco, però anche oggi, sia a livello nazionale, principalmente a livello nazionale, c'è ancora qualcuno che dice che il Covid non esiste. Ma voi come li rispondete a queste persone? La mamma dell'imbecille è sempre incinta. Sinceramente io devo parlare soltanto di scienza, non posso parlare. In questo momento il mio faro è la scienza, non posso stare dietro a queste chiacchiere perché perderei del tempo verso le persone che hanno bisogno di noi. Sinceramente non è il momento delle polemiche, delle chiacchiere, questa gente faccia come gli pare, noi dobbiamo andare avanti. Come se voi ci pensate, durante tutto questo periodo del Covid non c'è stato un antivaccinista che ha parlato. Ora si ricomincerà perché adesso fra poco cominceranno i vaccini, ma si parla di libertà, ma secondo voi libertà dove star qui dentro con le mascherine tutti insieme? È stata libertà non poter fare un funerale per una persona che è deceduto o non fare un matrimonio per una persona che volevano coronare un sogno? È stata libertà non poter andare a un cinema? Ecco, se ci fosse stato un vaccino tutto questo non succedeva. Quindi per questo abbiamo chiesto di abbassare l'età vaccinale in maniera tale da avere quei 5 anni in più e soprattutto la possibilità che col vaccino per l'influenza per esempio possiamo discriminare un po' e quindi di conseguenza lasciare liberi i pronto soccorsi, i reparti di terapia intensiva, le pneumologie, le malattie infettive un po' più pronti ad affrontare, come si diceva prima, un possibile ritorno del Covid. Ora la scienza ce l'abbiamo, ora bisogna parlare di scienza e tutto il resto, scusatemi, ma non ci compete. Certo, quindi ecco dottoressa, in quel momento però quando si vedono certi comportamenti o si sentono dire certe cose, immagino una reazione, no? Però ecco, qual è poi, come vengono viste queste situazioni? Ma a me è capitato poche volte, anche perché è difficile che vengano a raccontarlo a me.
quando è successo, perché non sanno chi sono, mi scaldo e tiro fuori la difesa di quello che abbiamo fatto fino ad oggi e racconto alcune storie. È anche vero che chi lo dice spesso sono persone che sono rimasti un pochino lontani dal problema. Noi per fortuna qui in Toscana, soprattutto nella sud-est, siamo stati davvero fortunati con i casi. Ci sono stati dei paesi della nostra grande azienda, anche in provincia di Siena, che non sono stati toccati dal Covid. E quindi posso capire che qualcuno non se ne renda conto. Però vorrei avere un po' di tempo per raccontare loro alcune storie, farli vedere delle immagini e spero davvero che nessuno di loro a settembre-ottobre si ritrovi a toccare un po' più con mano. Già alcuni giovani lo stanno facendo e sono loro che scrivono e danno le testimonianze più sensate. Quello che fa male è sentire come, non ricordo, mi sembra proprio in provincia di Siena, un genitore che diceva: ma come mai mia figlia deve stare chiusa, lo so, è positiva ma non ha niente, ma come mai? Ecco, se posso capirlo dai ragazzi che vogliono uscire, che vogliono festeggiare la maturità, che non sono riusciti neppure a vivere pienamente, dai genitori no. Questo è inaccettabile, non è etico, non è giusto e richiamo tutti loro alle proprie responsabilità. Quando si è genitori nel bene e nel male e in questo non possiamo fare ragazzini o Peter Pan, dobbiamo essere genitori seri. Dottore, come li rispondiamo a queste? Ma io mi associo un po' al ragionamento che ha fatto il dottor Monaco, perché non compete a noi parlare di cose che non ci riguardano assolutamente. Cioè, noi dobbiamo pensare a quello che è la sanità, a quello che è la scienza, a quello che ci viene dato dalla tecnologia, che ci viene dato da questi scienziati che comunque o scoprono vaccini o ci insegnano alcune cose che possiamo fare. Quindi voglio dire, non possiamo stare a ascoltare tutti. D'altra parte c'è anche chi dice che i tumori non esistono, c'è chi dice che quella malattia è stata indotta da quel farmaco, cioè ci sono tante linee di pensiero, tante idee che comunque in un paese che ha libertà di pensiero, di stampa e di parola arriva di tutto. Io personalmente non ci sto nemmeno a sentire, cioè io mi attengo ai fatti, a quello che è successo, a quello che è visto, a quello che ci è stato raccontato, a quello che abbiamo vissuto, ai morti che ci sono stati. La cosa più tremenda che secondo me è successa è lasciare una persona cara in un posto e non poterla più rivedere, nemmeno da morta. Cioè, questa è stata una cosa che al solo pensiero, io ho avuto due genitori come tutti che sono morti e quindi gli abbiamo fatto ovviamente il funerale e tutto quanto, ma solo al pensiero tu lasci una persona dentro il letto d'ospedale e poi non la rivedi più, cioè non la puoi nemmeno andare a visitare, te la portano via con il camion dell'esercito e la cremano. Cioè, certo. Questo pensiero mi atterrisce davvero, cioè una cosa che, quindi ecco, a queste persone bisognerebbe raccontargli un po' qual è lo stato dei fatti, certo. Solo questo. Ma ora ci stiamo avviando verso la conclusione, non so se hai un'ultima un'ultimissima domanda. E ne avete accennato, giustamente voi avete la mascherina perché non ci sono per tutti i distanziamenti. Come far capire da ora in poi che alcune semplici regole possono veramente fare la differenza e creare quella barriera che ci può preservare in qualche modo per i mesi futuri e per attenuare il più possibile che cosa potrebbe succedere? Perché giustamente, come ha detto lei, sembra che, io parlo di storia, noi parliamo di millenni, ma noi qui parliamo di storia di tre mesi fa, quindi se ci siamo dimenticati quella di tre mesi fa, insomma, fa riflettere e forse a voi che lavorate in questo settore vi fa anche un po' arrabbiare i fatti che si vedono e si leggono in questi giorni, quindi i dispositivi, un pochino di distanziamento ai dispositivi forse sono un sacrificio che ne vale la pena fare. Io ritengo che il sacrificio debba essere fatto più che sia
corretto farlo, debba essere fatto per la tutela di tutti, perché dobbiamo pensare che poi il danno viene anche procurato, non viene soltanto per chi poi non si attiene a certe regole. E la cosa che si può fare per far capire che è necessario, difficile, perché credo che ormai tutti quanti lo sanno, tutti quanti sanno tutto, sanno per filo e per segno che è stato spiegato tutto quello che è successo. Mi viene da dire che, ne so, che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, certo. E l'unica cosa è questa, non mi riesce altro da dire, perché credo che gli elementi per poter tenere certi comportamenti che siano per preservare tutti, ecco, siano già stati comunque dati a disposizione di tutti. Non saprei proprio come poter fare, abbiamo già fatto, insomma, secondo me. Aggiungo per la dottoressa Dei, oltre a quello che ha detto Maura, anche un qualcosa sul vaccino, visto che prima se ne stava parlando e adesso immagino che da adesso in poi il tema principale sarà quello. Quindi, oltre al come potersi comportare, che cosa sappiamo ad oggi del vaccino? Allora, sulla prima domanda, noi stiamo lavorando molto con i giovani. Abbiamo già iniziato insieme alla promozione della salute, che è una struttura all'interno della ASL, degli incontri con i professori, con le scuole, in modo che ai ragazzi al rientro a scuola, che comunque è un momento a rischio, vengano passate informazioni di un certo tipo. Le informazioni sono trasformare in una moda quello che può sembrare una limitazione. Ci sono delle mascherine bellissime, con le mascherine si respira bene, si può parlare, non si può mangiare, non si può bere, ma c'è modalità di farlo in sicurezza. Può essere un segno di riconoscimento. E ci sono delle possibilità di incontro. Io ricordo in quel periodo di aver visto le chiamate WhatsApp delle mie figlie con i loro amici, che avevano quei 7-8 volti, e si dicevano delle cose anche più intime rispetto a quelle che si sono dette adesso. Ho visto le mie figlie che in quest'estate sono riuscite a trovare degli angoli sperduti d'Italia, dove non c'è tanta movida ma dove ci sono paesaggi meravigliosi e cibi naturali, e mi hanno detto: mamma, probabilmente senza il Covid questa roba noi non l'avremmo mai vista, perché avremmo scelto qualche altra cosa. Quindi sicuramente l'invito è: scoprite da questo momento di difficoltà delle cose. Ci sono dei pesci nei nostri mari incredibili, perché probabilmente in questi 3 mesi un pochino ciò che ha fatto male all'economia ha fatto anche bene alla natura. Questo innanzitutto, quindi trasformiamolo in un'opportunità per cambiare abitudini. Il vaccino, 2 grandi sfide. La prima sulla vaccinazione che dovremo fare adesso per l'influenza e per la vaccinazione pneumococcica. Sono comunque delle patologie respiratorie a rischio che, come sappiamo, possono peggiorare la situazione respiratoria e quindi diventare un fattore di rischio ulteriore per il Covid. Indubbiamente faremo una campagna a tappeto, chiedendo il supporto della medicina generale, ma laddove loro arriveranno in certi numeri, inserendosi anche come azienda direttamente, non fermandosi fino a che tutti siamo coperti, almeno le persone a rischio. Stiamo cercando di renderlo anche obbligatorio per gli operatori sanitari. So che dico una cosa forte, ma rientra in quel senso di dovere e di responsabilità che abbiamo. E poi stiamo sicuramente in una città, fra l'altro per questo molto attiva, tutti attenti ai progressi sui vaccini. In questi giorni si sente dire di vaccini già pronti, di vaccini in via di distribuzione, di capi di Stato che hanno già vaccinato i loro figli. Come dicevano i colleghi, io aspetto la scienza. Sono sicura che in Italia vi sono delle norme di sicurezza che ci permetteranno di avere il vaccino in tempo utile e sicuro, e lo potremo sperimentare e usare con tutte le opportunità del caso. Ricordiamo che comunque si tratta di un virus influenzale. Per i virus influenzali ci si vaccina ogni anno, quindi il vaccino ci sarà, però almeno per come conosciamo adesso il Covid non sarà quel vaccino del tetano che facciamo una volta ogni 10 anni. Lavarsi le mani, proteggersi e non utilizzare tutti questi approcci umani che una volta erano naturali e ora sono un rischio, resta là il baluardo più sicuro dei prossimi mesi. Certo. Dottor Monaco, concludiamo appunto anche con lei su questi 2 temi, insomma. Sì, chiaramente questi mesi hanno fatto capire che si può lavorare diversamente, hanno introdotto il telelavoro, internet, per fortuna che non c'era nel periodo della peste manzoniana, adesso ci dà sicuramente
maggiore sicurezza anche lavorativa. E grazie a internet siamo riusciti anche a ragionare sul vaccino, perché i nostri ricercatori a livello mondiale hanno ricevuto tutte la struttura del virus tramite internet, quindi hanno iniziato subito a lavorare, non hanno, è stato necessario andarlo a prendere, ma sono riusciti ad averlo anche tramite internet, quindi hanno incominciato subito a lavorarci. E questo ci darà la possibilità che verso febbraio-marzo, molto probabilmente, sentendo anche il professor Rappuoli, potremo avere il vaccino a disposizione. E chiaramente bisogna nel frattempo addestrarci, quindi se da una parte a tutti gli altri dobbiamo chiedere di mantenere i sacrifici fatti, dall'altra parte abbiamo noi la responsabilità e il dovere di mettere a disposizione come sempre, e quindi anche per il motivo per cui abbiamo avuto il riconoscimento del Mangiadoro, continuare, perché il Mangiadoro per me è sicuramente un premio, ma è anche il senso da una maggiore responsabilità di dover fare anche di più, perché vuol dire che la città crede in noi, non possiamo certo deluderla. E quindi è mia intenzione ragionare con le contrade, con le scuole, come Ordine dei Medici, per cercare di fare un po' di formazione, perché sicuramente proprio per non parlare di antiscienza bisogna che la scienza sia disponibile, e quindi lavorare con il tessuto sociale enorme che ha Siena, con le sue contrade che sono veramente la risorsa della nostra città, ragionare con le scuole, quindi con i giovani, e quindi informare e formare le persone e non soltanto dirgli quello che devono fare, ma spiegargli perché devono fare e quello che devono fare, penso che sia utile e da parte nostra doveroso. Bene, grazie ai nostri ospiti, grazie al dottor Monaco, presidente dell'Ordine dei Medici, grazie alla dottoressa Simona Dei, direttore sanitario dell'ASL Toscana Sud-Est, e grazie al dottor Massimo Ferrandi, presidente Maxi Ordine Multi Albo. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e grazie per tutto quello che avete fatto, che fate e che farete. Noi in questo momento vogliamo anche farvi sentire le interviste che abbiamo realizzato proprio ieri al termine della cerimonia di consegna del premio Mangia, perché i protagonisti, come avete visto, erano moltissimi, non potevamo ospitarli tutti qui oggi, quindi oltre ai i nostri ospiti che abbiamo appena sentito su questa tematica, andiamo a sentire anche le interviste realizzate immediatamente dopo la consegna del premio Mangia al direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est, al direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria senese Walter Giovannini, poi al dottor D'Urso, direttore generale dell'ASL Toscana Sud-Est, e successivamente ad Ezio Sabatini in rappresentanza del volontariato di protezione civile, visto che anche questo è stato un aspetto importante, i volontari che ci sono sempre stati e che hanno fin da subito si sono messi a disposizione appunto in questa emergenza. Quindi una piccolissima pausa pubblicitaria e poi questi tre contributi che abbiamo visto ieri mattina al termine della premiazione. Grazie ancora per essere stati grazie con noi e a complimenti grazie a tutti voi. Grazie. Grazie a voi. Di Siena, che emozione è stata questa mattina ricevere il premio Mangia in rappresentanza della sanità senese? È un'emozione, devo dire, per le quali le parole sono difficili per chi non l'ha vissuta. Me la tengo tutta dentro perché è un'emozione straordinaria che conserverò nella mia memoria nei momenti così anche più difficili, perché mi riscalderanno davvero la vita che spero ancora da poter per tanti anni vivere. È stato il nostro palio oggi. Ci hanno riconosciuto un palio che abbiamo vinto, non abbiamo corso pensando di voler vincere o di vincere, abbiamo corso perché sentivamo di dover vincere questa battaglia, l'abbiamo fatto con tutti gli operatori, non c'è stato né un cavallo né un fantino che ha in qualche modo abdicato al suo ruolo, abbiamo tutti corso fino alla fatica più estrema e l'abbiamo fatto perché sentivamo, questa è la nostra
missione, il nostro lavoro e la nostra vita. Ci siamo riusciti ad arrivare, siamo arrivati in fondo, ci guardiamo indietro e vediamo davvero un'esperienza importante non soltanto per la salute e la sanità della città di Siena e di questa area vasta, per tutta la Toscana, perché siamo stati un esempio, un modello di pensiero, abbiamo pensato, ragionato, progettato ogni giorno, non ci siamo mai fatti trovare impreparati di fronte a questa avventura. Dico a tutti che mi stanno ascoltando, oggi festeggiamo, ma non è la fine di un'avventura. Da quello che vedo ogni giorno, con attenzione ancora osservo nella nostra città, ma in particolar modo nella nostra meravigliosa regione, è ancora in agguato. Non c'è una seconda fase, la seconda fase è già oggi e sarà ciò che noi vorremmo che sia. Quindi ai giovani come voi, un minimo di attenzione. Portiamo questa, non è nemmeno fastidiosa, questa è più leggera, eccetera. Teniamo una distanza, laviamoci spesso le mani, salutiamoci con gli occhi e sorridiamoci con gli occhi. Le strette di mano meno frequenti possibilmente, e allora anche la seconda ondata la vivremo vincendo un altro paio. Grazie. Un'emozione è stata. L'ho detto, un'emozione così grande che è inenarrabile, la tengo, la conservo nel mio cuore per i momenti difficili che comunque ci saranno. E allora rivedrò questa giornata, il camminare lungo queste meravigliose contrade e devo dire viverne questo affetto straordinario che la città ci ha dato. Anche noi abbiamo voluto bene e vogliamo bene a questa città. Antonio D'Urso dell'azienda ospedaliera universitaria senese, dell'ASL Sud-Est, quanto è importante aver ricevuto oggi questo premio di fronte a Piazza del Campo? Ma guardi, le risponderei subito, da far venire i brividi, una sensazione straordinaria, ma non solo la mia, ma anche di tutte le persone, donne e uomini, che rappresentanti dell'azienda stavano con me in Piazza del Campo. Da brividi una manifestazione straordinaria che ci fa vedere quanto Siena abbia apprezzato il lavoro che abbiamo fatto con sacrificio, abnegazione, senso di responsabilità, ma anche partecipazione emotiva positiva. Avete alzato le mani, lei e il direttore Giovannini, in segno di vittoria. È stata una vera vittoria per tutta l'ASL e per tutto il territorio. Ma sicuramente i risultati della Toscana Sud-Est e della città di Siena con l'azienda ospedaliera universitaria sono buoni. La guardia non deve essere abbassata, difatti il segno di vittoria è anche scaramanticamente fatto per il futuro che ci attende. Siamo sicuramente in una condizione di attesa per i primi freddi, per l'aumento del rapporto sociale che si verificherà nei prossimi mesi. Lei ha mandato un appello in questi giorni ai giovani, ha mandato un appello ai cittadini, ecco, cosa serve fare? Io suggerisco questo slogan, divertirsi con la testa, quindi rispettare le norme di prevenzione, mascherina, tentare di rispettare il contatto sociale, disinfettante, gel disinfettante nelle mani, ma divertirsi, perché la fase di lockdown ci ha dimostrato come l'isolamento nelle proprie abitazioni, nelle proprie case, rappresenta un elemento positivo per la prevenzione del virus, ma negativo sotto il profilo del contatto sociale, e noi siamo sociali per definizione. Qual è la cosa che vi preoccupa maggiormente in questo momento? Perché il virus si possa espandere, insomma, quello che temete di più. In questo momento, proprio in queste settimane, la situazione che ci preoccupa di più è l'arrivo in Toscana e nel territorio della Sud-Est di persone o stranieri che lavorano in Toscana e che quindi rientrano dopo un periodo di soggiorno all'estero nelle loro abitazioni originarie, sia di persone che vanno fuori dalla Toscana a passare un periodo di relax. In questo senso l'ASL Sud-Est, il direttore, ha già attivato comunque delle misure. Se vogliamo ribadirle. Sì, allora abbiamo attivato delle misure di tracciamento molto dettagliate, perché riteniamo che in questo momento delle 3T, tamponi, tracciamento e terapia, il capitolo più importante sono tamponi e tracciamento. L'azienda Toscana Sud-Est fa nel suo territorio circa 1000 tamponi al giorno e cerchiamo con una, come si cercano gli aghi in un pagliaio, quali sono i contatti dei casi che si presentano alla nostra osservazione. L'invito è che per chi viene dall'estero, ma non da nazioni in cui c'è l'obbligo, ma in cui c'è la facoltà di
comunicare tramite il numero verde regionale la loro presenza nel territorio della Toscana in maniera tale che si possano sottoporre, se lo vogliono, al tampone, che rappresenta in questo momento l'unico accertamento che ci dà la certezza che il soggetto è Covid-19 negativo. Presi come valore assoluto non sono preoccupanti. È importante che l'isolamento venga attivato precocemente e che soprattutto i ragazzi che rientrano dall'estero mantengano le misure di isolamento anche nel loro domicilio, perché è inevitabile che nel proprio contesto familiare si tende, diciamo spontaneamente e umanamente comprensibile, ad abbassare le difese. Le difese vanno mantenute alte, ecco perché è importante sottoporsi a tampone per poter stare con la propria famiglia in una condizione di massima serenità. Scienza, il mondo del volontariato, il mondo della protezione civile, quali sono le sensazioni? Beh, insomma, da senese è un po' come toccare il cielo come un dito, no? Non c'è un premio per il senese in qualunque sia attività che non sia oltre il mangia. Effettivamente c'è una forte emozione profonda, come sicuramente sia il vice sindaco nella loro rappresentazione che il sindaco nel suo discorso di chiusura hanno efficacemente presentato. Per quanto mi riguarda vorrei sottolineare come il premio alla sanità e al volontariato, per quanto mi riguarda il volontariato di protezione civile senese, non snaturi minimamente la realtà del mangia, ma anzi vada a sottolineare quelle persone in pluralità, non in singolo, che illustra la città in Italia e nel mondo, perché vi garantisco c'è per la protezione civile nel suo volontariato gente che sa il fatto suo, che si confronta continuamente con le grandi realtà del paese e che ne esce sempre a testa alta e sempre con un confronto alla pari. Perfetto, grazie mille. Grazie a voi. Bene, è finito. Bene, torniamo in diretta, Maura, per salutarci, per concludere il nostro format presente e passato dopo questo momento, insomma, anche oggi molto, molto toccante, molto intenso con coloro che ieri hanno ricevuto il premio Mangia. Anche molto interessante, hanno detto delle cose su cui varrà la pena di riflettere a lungo e ci hanno dato anche delle linee guida da tenere bene a mente per le prossime settimane, i prossimi mesi. Certo, temi assolutamente da seguire, da approfondire. Questo è intanto il colpo d'occhio della piazza con la messa che, come avevamo già anticipato ieri con l'arcivescovo Lo Iudice, tra poco inizierà qui in Piazza del Campo, presieduta proprio dallo stesso arcivescovo Lo Iudice, alla presenza delle autorità, del sindaco e delle contrade, ovviamente. Ecco qua che sta per iniziare la messa proprio in questo istante. Noi però dobbiamo annunciare quello che succederà adesso. Preannuncio anche che subito dopo ci saranno i nostri protagonisti di Voglia di Piazza e quindi Dario Di Prisco, Sofia e Valentina, che ci terranno compagnia come sempre con i loro format e i loro ospiti. Adesso però è il momento del contributo di Massimo Bigliorzi. Contributo di Massimo Bigliorzi, il video che ci presenterà scene di giubilo, quindi un pochino, insomma, lo stomaco ora ci si stringerà, e è una canzone di Fiorella Mannoia che gli farà da filo conduttore, Che sia benedetta, e speriamo appunto che sia profetico, ecco, che sia profetico. Lo speriamo davvero. Allora noi ci salutiamo, grazie Maura, mia compagna di viaggio in questi due format, luglio e agosto, che speriamo non ci siano più, nel senso, speriamo che il prossimo anno, quando ovviamente spero tu sia ancora con noi, però in maniera un po' diversa, cioè, vedendo qualcosa di diverso qui in piazza. Da queste finestre, speriamoci davvero. Grazie Matteo, grazie a voi. È stato un piacere, è stato un onore farne parte e stare in compagnia di tutti voi.
Bene, grazie di nuovo, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Come detto, i nostri programmi vanno avanti, non ci fermiamo qui e a tra pochissimo Voglia di Piazza. Adesso ci gustiamo la clip di Massimo Bigliorzi. Un saluto a tutti. Nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, ma è la vita che passa, che passa. Che sia benedetta, per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada. Quante volte condanniamo questa vita, illudendoci di averla già capita. Non basta, non basta. Che sia benedetta, quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore, qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e destrata, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta. Che sia benedetta. Questo programma è realizzato in collaborazione con Banca Monte dei Paschi di Siena, Pianigiani Rottami,